start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Octopath Traveler 2, grazie tantissimo a Square Enix che sponsorizza il video per avermi concesso di ottenere questo titolo e di poterlo portare in video. Io non avevo mai giocato il primo, l'avevo solo visto nei gameplay, insomma, e voglio iniziare con voi il 2. Ovviamente è un gioco fortemente basato sulla storia, dove potremo sviluppare 8 personaggi, vedere la storia di ognuno di essi, come è già famosa la serie che con il primo capitolo ha venduto più di 3 milioni di copie. Il gioco è qualcosa di veramente interessante, soprattutto se lo giocate in mobilità, se lo deciderete di acquistare per Steam e avete uno Steam Deck è la fine, perché ve lo giocate in giro. Ma il gioco è disponibile anche per la Switch, quindi se volete giocarlo in mobilità. Io lo sto giocando da PC, non con la tastiera ma con il pad, per il semplice fatto che trovo un pochino scomodo il fatto di dover muovermi nei menu con WASD e con la F confermare, la C rifiutare, insomma. Quindi lo iniziamo dall'inizio, abbiamo gli 8 personaggi, siamo in una nuova nuovo continente rispetto al passato, quindi la storia non richiede necessariamente che abbiate giocato il primo. Abbiamo diversi personaggi e questo mondo è diviso in 2 continenti separati dall'oceano e potremo andare a scegliere un personaggio con cui partire. Io non conosco ancora bene le meccaniche, nel senso che li conoscerete tutti e potrete, credo, svolgere la storia di tutti, però noi dobbiamo scegliere il primo. E ve li faccio vedere, perché ovviamente questo non è un video in cui vi insegno a giocare, ma è un video dove lo guardiamo insieme. Il nome è Oswald Van Stein e sei un sapiente. Iniziamo a Innevia, una regione chiusa in una morsa di freddo. Sei stato accusato di omicidio di tuo moglie e tuo figlio, è passato 1878 giorni in una cella gelida. Harvey, mi hai sottratto tutto quello che avevo, un giorno ti ucciderò, sta nel cielo. Questa è la premessa del primo personaggio. Poi abbiamo un altro personaggio che è Ecclesiasta Temenos. Iniziamo a Gran Crinale, una regione montagnosa. È un'inquisitrice. C'è un tragico caso che sconquassa la chiesa della Sacra Fiamma e dobbiamo risolvere l'enigma. Poi abbiamo la Furfante Troné. Furfante è una città di Chiaralandia, è un membro della confraternita dei Serpentini, un gruppo di malviventi. Ok, interessante. E abbiamo la quarta che è Cacciatore Ocet. Una cosa che non abbiamo visto, che andiamo subito a rivedere in questi personaggi. In alto sotto il nome, in alto, ogni personaggio ha 2 azioni. Generalmente dovrebbe poterla fare di giorno e di notte. Una al giorno e una alla notte. Puoi esaminare e ottenere informazioni oppure studiare il nemico, i punti deboli. Poi l'inquisitrice conduce e porta con te gli abitanti della città. E poi abbiamo il giudizio al chiaro di luna che indebolisce tutti i nemici nelle battaglie notturne. La furfante ruba di giorno e protegge dalle tenebre, protegge gli alleati nelle battaglie notturne. Mentre lei, invece che la cacciatrice, vive a Totohana, un'isola. Vivono i semibestia come lei, quindi lei dovrebbe essere una semibestia. Può provocare gli abitanti della città, catturare o far lavorare i mostri o trasformarli in oggetto. Ok, questi sono i personaggi del continente Oriente. Abbiamo Milite Ikari, è una milite nel regno di Ku, paese in guerra, voglio creare un futuro privo di conflitti, spargimenti di sangue, ottima premessa. E sfida, combatti gli abitanti della città e poi apprendi tecniche durante le sfide e usale in battaglia. Ok, poi abbiamo Speziale Casti, lei è in grado di ottenere informazioni agli abitanti della città e poi di notte distilla. Ah, fa crafting. Lei è Casti Florence, è una speziale, iniziamo Bel Golfo, una regione di numerosi collegamenti marittimi, vediamo qual è la sua premessa. Salvata mentre andava in deriva, scopre di aver perso la memoria, ok. Poi abbiamo il mercante partizio, acquista di giorno e soci in affari, ottiene diversi vantaggi a seconda della persona che ti accompagna, ok. Vive nella città, nelle terre selvagge, ok.
cerca una nuova opportunità commerciale. E poi abbiamo infine artista Agnea, affascina, porta con te gli abitanti della città e sessione di ballo invece di notte, danza, ottiene effetti aggiuntivi di chi ti accompagna. Questo è il classico gioco in cui chiudersi e godersi interamente la storia. Mi hanno detto che è molto bella la fase iniziale con lei, l'artista, ma mi ispira molto questo Temenos, la Gran Crinale, ma anche la Furfante credo mi ispiri parecchio, questa no, ma altrettanto anche il sapiente Oswald, che ha passato i giorni in cella, quindi potremmo magari anche provare questo, direi, in mezzo alla neve. Iniziamo con Oswald. Il gioco ha un sistema di combattimento a turni, un po' old style, dove potremmo mixare potenza e dominio, che sono due concetti di combattimento che si è già visto qualcosa di simile in Bravely Default, dove possiamo praticamente ogni volta che noi praticamente accumuliamo, cioè colpiamo i nemici nella loro debolezza elementale, accumuliamo dei punti che poi possiamo utilizzare, così come la potenza è una cosa che ci permette di fare più azioni a turno. Ogni cosa al mondo deriva da una sua fonte. Nulla nasce dal nulla. Risalendo il susseguirsi di cause ed effetti, si giunge ad una soluzione. Sì. Graficamente, lo vediamo ora, ma è sempre stato molto carino. Siamo nel tribunale. L'imputato si dichiara innocente? Spente le fiamme, i corpi senza vita di sua moglie e suo figlio sono state ritrovate tra le macerie. Entrambe carbonizzate e rese irriconoscibili dall'incendio. Una scena agghiacciante. Non si può obiettare che ucciderlo non sia state proprio le fiamme. Rimane un dubbio però. Dalle macerie non è stato ritrovato nulla che potesse essere stato usato per appiccare il fuoco. In altre parole, non possiamo spiegare l'incendio. Se non con la magia. Sappiamo che lei era uno studioso di magia, Oswald. Potrebbe essere una semplice coincidenza, ma ne dubito. Dopo aver esaminato l'incidente da ogni angolo possibile, siamo giunti all'unica conclusione ragionevole. Lei è il solo ad aver potuto appiccare le fiamme. E dunque, in nome di Elephan, il re erudito, dichiaro l'imputato Oswald colpevole. E per il suo duplice omicidio lo condanno a carcere a vita sull'isola della penitenza. Il condannato vuole pronunciare le sue ultime parole da uomo libero? Harvey. E questa è la fase che diceva all'inizio. Mi hai sottratto tutto quello che avevo. Quindi lui sa già chi può essere stato. Un giorno ti ucciderò, stane certo. Quindi lui passa 1879 giorni in cella. 5 anni dopo, giustamente. Isola della penitenza, prigione. Bello. Ho scelto bene il nevato, bello fresco. L'isola della penitenza. Quest'isola solitaria dal mare settentrionale è a detta di alcuni il confine del mondo. Ricoperta da un gelido manto di nevi perenni, dista 4 giorni di nave dal punto più vicino del Terre d'Oriente, ma le acque tempestose che la circondano minacciano ogni imbarcazione che le attraversi, e gli spostamenti da o per l'isola sono rigidamente controllati. Non si va via da qui, in sintesi. E noi come ce ne andremo da qui? Tecnicamente. Questo luogo ospita prigionieri che si sono macchiati di crimini atroci in tutto il continente. Sono arrivato a contarne oltre 300. Negli 80 anni in cui è stata usata come prigione, nessuno è mai riuscito a fuggire vivo dall'isola. Ma rendersi alla sorte non è garanzia di salvezza. Le terribili condizioni di vita uccidono gran parte dei detenuti prima che questi riescano a scontare la loro pena. Beh, noi dobbiamo fare a vita. Sono passati 1879 giorni da quando sono stato portato qui. Ma nel freddo insopportabile, nello scorrere del tempo interminabile,
spegneranno mai la fiamma che ho in petto. Ok. Anche oggi si congela come sempre, eh? Siamo incatenati. Lui non parla, lui fa solo... Lo sai cos'è questo? È il tuo taccuino, quello che tieni sempre stretto. Si parla tantissimo in questo gioco, eh? Non fai quella faccia, lo sto solo prendendo in prestito. Tu eri uno studioso importante, no? Quindi questo quaderno deve valere un bel po'. Scommetto che con questo ci potrò fumare un mese intero. Se vuoi, prova pure a riprendertelo con la forza. E ora proveremo al combattimento, probabilmente. O forse no. Allora, abbiamo i comandi di base. Y, l'azione viaggio. Muovi personaggio, perfetto. Premi per scattare. Ok. Stiamo usando... Se l'estorsione è successo, terrà in taccuino. Prova a estorcere, sì. Se lo rivuoi, prova pure a rubarmelo, pivellino. Boom, combattimento. Il combattimento sarà fondamentalmente così. Molto bello lo sfondo. Queste sono le meccaniche che vi dicevo del dominio e della potenza. Sfrutta i punti deboli del nemico per romperne difese e dominarlo. Questo è il dominio, eh. Attacca il punto debole del nemico. Icone vulnerabilità alle spade. Praticamente uguale al punto debole, il nostro attacco deve essere uguale al punto debole del nemico. Facciamo dominio, ne riduciamo i punti scudo, azzeriamo lo scudo, insomma, e poi lo dominiamo. Basta. Posso? Ok, scegliamo quale usare. Ci sta spiegando come giocare. Allora, praticamente lui è debole. Abbiamo l'abilità sapiente con palla di fuoco e vento gelido, noi siamo un mago. Potremmo anche cambiargli la classe, da quello che mi pare di capire. Abbiamo il nettare curativo, la prugnola spirituale, l'oliva della vita per portare in vita, fuggire. Noi attacchiamo lui. Dominato, perché abbiamo battuto la sua difesa, gli abbiamo distrutto lo scudo. E questo è il potenza e dominio, la potenza in pratica che vi dicevo prima. Una volta dominato il nemico attiviamo la modalità potenza, rende i nemici incapaci di agire e ne riduce le difese. Premo RB per attivare la difesa, la modalità di potenza che incrementa l'efficacia di attacchi. Otterrai un punto potenza ogni turno. Puoi spenderne un massimo di 3 per conferire al tuo personaggio 3 livelli di potenziamento. Ok, usandolo non accumuliamo punti di potenza. Quindi usiamo potenza con RB e attacchiamo per 2 volte. Livello 2. Sì, poi sono giochi che vi terranno incollati per decine di ore, questi, calcolando tutti i personaggi. Non so dirvi questo, a questo lo lascio alle recensioni, insomma. Se dovremmo iniziare con ogni personaggio, ma non credo. Io penso che li conosceremo tutti nel corso dell'avventura, come anche nel capitolo scorso, e poi possiamo rendere ogni personaggio principale, usarne le abilità, e dovremo farne la storia di tutti. Credo. Poi se qualcuno di voi invece ha già giocato il gioco, è appassionatissimo, ma è venuto comunque a vedere il video, mi spieghi, che sono ben disposto, insomma, ad avere una conversazione in proposito, perché il gioco mi interessa, mi ispira. Tieni, prenditelo, chi lo vuole il ruido taccuino. Aiutatemi, questo mi ammazza. Ok, abbiamo il taccuino. Beh, personalità, perché anche l'animazione qua con la sbarra che diventa trasparente per far vedere all'interno è molto bella. Graficamente è stupendo. È un 2D HD. Cos'è tutto questo baccano? Questo mi si è buttato contro. Lo studioso che ha ucciso la sua famiglia. Cosa ne pensi del regalino che ti ho fatto? Questo è il capo cacciaiere Devitz. Parlo del bavaglio che ti ho ficcato in bocca. Vediamo cosa ti serve la tua amata magia se non puoi neanche recitare gli incantesimi. Sei l'unico imbavagliato qui dentro, vanne fiero. E ringraziaci per... Ah, non parla perché è imbavagliato. Classico stile di... Non mi ricordo che serie o... Che non possono parlare.
potrebbe caderci il bavaglio. Non ti è permessa mancarmi di rispetto anche solo con gli occhi. Mamma mia, che voglia di vendetta qua che mi viene. Lo sai, mi piacerebbe poter sentire la tua voce. Sì, un bel pianto di dolore sarebbe fantastico. Beh. 13 seconds. Sta pensando, ci sono le nuvolette lì. Il capo di carceriere ha impiegato 13 secondi ad arrivare qui quando ho sentito chiamare aiuto. Questa informazione mi tornerà utile. Fantastico. 34 carcerieri più il loro capo e 292 detenuti. Ho analizzato lungo i movimenti di tutti gli occupanti di questa prigione. Lo scopo è solo uno, fuggire. Poi io continuo a rimanere dell'idea che questo gioco qui sia spettacolare in mobilità. Su una Switch o su uno Steam Deck. Perché secondo me è molto narrativo, il combattimento si grinda tanto da quello che ho visto, perché magari per arrivare mixando storie di vari personaggi c'è il rischio magari di essere sottolivellati e quindi si va, si grinda insomma. Il mio piano per la fuga è scritto sul mio taccuino, ovviamente in codice. 5 anni di dedicazione stanno per dare frutto. Si va, mancano solo 3 pezzi. Bello, il primo è la via di fuga. La mia scelta è ricaduta sui sotterranei della prigione. Tra i percorsi che portano all'esterno è l'unico a non essere sorvegliato dai carcerieri. Devo apprendere ogni dettaglio di quei sotterranei. Questa è la prigione all'esterno che abbiamo visto. Protezione dal freddo, quindi mi servirà qualcosa da mettermi. Una volta all'esterno sarò alla mercé degli elementi. Senza degli indumenti adeguati rischio l'ipotermia. Sono d'accordo. Il terzo punto è un complice. Ci sono informazioni che da solo non sono in grado di ottenere. Devo trovare qualcuno che sia pratico nella prigione e disposto ad aiutarmi. Questi 3 pezzi al loro posto mi piano sarà ok. E poi non rimarrà che metterlo in atto. Lo stiamo solo pensando, tutto questo. Però va bene. Il mattino seguente. E poi lo scopo di questo video è anche farvi vedere uno degli incipit per crearvi curiosità. Calcolate questo per 8 storie, perché comunque se iniziate con un personaggio diverso inizia diversamente, insomma. Ah ok, di giorno facciamo i lavori. Si dice che in passato l'isola fosse costellata di miniere. L'operazione di scavo intensiva è invaso al suolo persino le montagne su cui resta è stato costruito questo carcere. Ok. Ancora oggi sull'isola rimangono veni di carbon fosforo accessibili. È un materiale estremamente infiammabile, per questo venduto a prezzi molto alti. Tocca ai detenuti di scavare per estrarlo, mentre i proventi dalla vendita vanno ad arricchire i carcerieri. Ok. Non battete la fiacca. Ok. Se non scavate vi lascio qui a morire congelati. Cosa stai facendo tu? Non riesco a muovermi, ho freddo. Speri di farmi pena, canaglia. Siete tutti qui per pagare i crimini che avete commesso. Scava e prega che almeno gli dei ti perdoni in ufficio. Buona nulla. Il carbone che estrai vale molto di più della tua misera vita. Vuoi che butti te nella fornace? Scommetto che non sei nemmeno buono da bruciare. Qua mi sa che sta per succedere qualcosa. Rispondi o non capisci le parole dei... Signore è morto. Ormai nemmeno mi turba più quando accade. Con il tempo ci si abitua a qualsiasi situazione, anche la peggiore. Che è successo? Fu
Finito il lavoro alla miniera, abbiamo la nostra ora d'aria. Stai pensando agli elementi mancanti del mio piano? Sono solo tre. Ok. Una prigione così enorme e antica non può non avere un punto debole. Qualcuno che conosce bene la storia dell'isola potrebbe aiutarmi a scoprirlo. Perfetto. Secondo componente, l'equipaggiamento contro il freddo. Un fornitore di contrabbando dovrebbe essere in grado di procurarmelo. Perfetto. Ma prima di tutto devo trovare qualcuno che conosca il fornitore. Perfetto. Mi chiamerà lui, sono convinto. Non basta un detenuto qualsiasi. Va bene, devo essere alla testa del mio piano. Ok, abbiamo praticamente passato un botto di tempo solo a seguire la vicenda iniziale. E forse ora saremo in grado di muoverci liberamente. Praticamente uso il radar nell'angolo inferiore destro per controllare l'area. Continua la storia. Ok, storia secondaria, punto di salvataggio e oggetto nascosto. Vedete che abbiamo una missione secondaria qui. Qua c'è, ah no, scusate, qua c'è il save. Molto interessante, save. Praticamente possiamo salvare quante volte vogliamo. Sì. Cavolo, 15 minuti di cazzi, praticamente. Allora, abbiamo il salvataggio lì. Abbiamo una storia lì, una storia là. Questo tizio, vedete, molto bello graficamente, poi si può correre. Tu sei lo studioso imbavagliato. Quelli che vengono da me vogliono tutti qualcosa... E la tua faccia tu non fai eccezione. Io sono Bale, contrabbandiere di questa topaia. Posso fornirti qualsiasi merce o quasi. Ovviamente non accedo con tanti, quei soldi non valgono nulla, ma ci sono altri modi. Mi spiego, no? Cioè, non mi farà questi abiti in regalo a meno che non scopra qualcosa con cui ricattarlo. Mi conviene esaminare gli altri detenuti. Ok, ok, ne abbiamo visto uno. Durante il giorno Oswald può valutare per ottenere informazioni agli abitanti della città. Probabilità di successo, ok, possiamo valutare usando l'abilità con la X vicino ai villici. Qui praticamente noi abbiamo... Ah ok, lui sta esaminando questo tizio, lo valuto e ne trovo i dati. Numero di identificazione 1 con 18 anni di detenzione, truffa, falso giuramento, falsità. La tendenza a mentire, perfetto. Questo? Posso esaminarlo? No. Non tutti posso esaminarli. Questo posso esaminarlo, sì. Probabilità di successo 100. Un'identificazione. Conosco il fornitore, sembra essere nei rapporti stretti con l'uomo che gli fornisce la merce, tant'è che i due sono stati visti insieme anche in occasione diversa dal lavoro. Ok. Andiamo avanti, qua c'è qualcuno, posso esaminare pure lui. E calcolate che di notte lui avrà un'altra abilità, o il contrario, insomma, adesso. Ha un carattere relativamente accomodante per un detenuto, non saprà leggere, ma grazie al carceriere della biblioteca ha imparato e riesce a leggere i libri interi. Questo non sembra sapere nulla di utile, li vediamo tutti adesso. Detenzione, fabbricazione, vendita, ok. Questo è interessante. Però dobbiamo trovare qualcuno che sappia. Condannato a 64 anni e frazione omicidio. Ok. Questo. Lavora come... Ok, è peggiorato negli anni. È un animo puro quando è iniziato. Ok, qua c'è qualcuno. Vediamo. Questo sembra interessante. Ha visto bene rubare il borsello caduto a Davids. Non può però parlare con nessuno, è ricattabile da trafficante. Ok, abbiamo il punto debole di Bale. Questo qui ci possiamo parlare anche normalmente. Lui restano 27 anni da scontare, io tutta la vita. Però adesso abbiamo la possibilità di ricattarlo. Ah, comunichiamo scrivendo. Come hai fatto a scoprirlo? Va bene, dimmi cosa vuoi. Indumenti contro il freddo. Perfetto, abbiamo già uno delle... Il piano procede come previsto. Con questi abiti non dovrò più temere il freddo. Devo di tornare in cella a muoversi. Perfetto, oggi non potrò fare altro, non resta che tornare in gabbia.
Sì, bisogna giocarlo questo gioco quando si ha tanto tempo perché è lungo. Tanti dialoghi. Qualcuno ci chiama di notte? Ha trovato una risposta e non una soluzione, ha detto Answer, però vabbè. Prima di mettersi al lavoro, perfetto. L'altro nostro socio l'hanno spostato di cella? Finiti i lavori forzati. Ah, ok, ci ha saltato tutta la cosa. Devo ancora trovare la via di uscita e scegliere un complice. Devo esaminare gli altri detenuti per trovare chi sarà adatto a farmi il complice. Vediamo da dove iniziare. Perfetto. È il gioco che può dare comunque parecchie soddisfazioni queste. Andiamo a vedere anche il menu. Bellissimo il menu. La mappa del mondo abbiamo. Livello consigliato 1. E poi ci si va a spostare nelle altre zone. Abbiamo il diario che va a riassumere tutti i personaggi. Adesso ne abbiamo solo uno. E le storie secondarie di tutte le zone. Abbiamo l'inventario con il più recente, gli oggetti, le armi, le corazze oppure tutti. Interessante. L'abilità con l'equipaggiamento. Possiamo andare a equipaggiare le varie cose. Bastone, corpo. Abbiamo l'uniforme a carcerato. Gli accessori non abbiamo niente perché ovviamente il vestito è un oggetto di missione. Si devono sbloccare questi due ancora. Lo status e le varie. Quindi tutorial e cose varie. Allora, devo andare di qua. Vediamo un po' se posso entrare qui. A quest'ora la mensa è meno controllata. L'occasione perfetta per cercare un complice. Posso esaminarlo prima? Mi do un'occhiata prima. Fribolo e Servile è sempre impegnato a ringraziarsi i carcerieri, dato che il formatore sui altri detenuti non gode di buona fama. No, assolutamente no. Questo qua, che è l'unico verde, non verde che c'è. Avvelenamento di massa. No, direi proprio di no. Ok, nobile un tempo, colto intelligente, ma non è del tutto coerente quando parla di sé in modo stravagante. Assolutamente no, nemmeno lui. Corriamo di là, vediamo che vuoi. No, questo non ci vuol parlare, ma esaminiamo la sua bio. Condannato a 30 anni, si vede sovente in giro, sempre con uno sguardo vigile e attento, si sfregge una ferma volontà in fondo ai suoi occhi svegli. Secondo me questo potrebbe essere papabile. Ehi tu. Ho visto come vai in giro ad esaminare gli altri, uno per uno. Non è stupido. Non puoi parlare con quell'affare che ti ritrovi in bocca. Tengo d'occhio quando sei arrivato qui 5 anni fa. Fai finta di stare sulle tue, ma poi ti metti ad analizzare la gente. Detenuti, cacciare e osservi tutto per filo per segno. Con i dettagli che hai raccolto potresti scriverci un libro. L'ho scritto probabilmente. Chi se ne sta guardando gli altri uomini per 5 anni di fila, si sta cercando un fidanzato. O sta preparando un piano per fuggire, una delle due. Se è la compagnia che cerchi, ho qualche amico da presentarti. Ma se la libertà, allora rispondimi. Cosa stai cercando? Se è la prima, fai segno di no con la testa. Se è la seconda, fai segno di sì. C'è il tizio lì. La seconda. È un tipo speciale, su queste cose non sbaglio. E ora parliamo d'affari, fammi fuggire con te, certo. Posso offrirti qualcosa che ti tornerà molto utile. Ho un sacco di informazioni preziose, però le condivido solo con i miei compari. Ho una lunga esperienza in questo inferno, non a caso mi chiamano Emerald Informatore. Perfetto, fidati e non te ne pentirai. Lo dissero anche il gatto e la volpe. Comunque, vuoi tornare a studiare cose più interessanti? Ho scoperto le mie intenzioni. Ha scoperto le mie intenzioni. Non è da tutti. Beh, almeno non è la spia che c'è lì sulla sinistra. Inoltre, l'informatore mi farebbe più che comodo. Ok. Ora dimmi che informazioni ci servono.
non posso parlare, scrivo. L'isola della penitenza lontana, sono 4 giorni di nave, quindi non è che si scappa subito. Anche una volta usciti dalla prigione rimane il problema di come attraversare il mare. Intrigante sapere come la scamperà questo. La mia idea è salire sulla nave degli ispettori che vengono periodicamente a visitarla. Ok. Quello che mi serve sapere è quando sarà la prossima volta che faranno una capatina qui. Il calendario delle visite è custodito gelosamente e da solo non sarei in grado di procurarmelo. Ma se riuscissi a ottenerlo potrei stabilire il giorno per la fuga. Ok. L'avanzamento del gioco è lentissimo, devo dire. Però, ecco, non è il gioco che fate quando dovete uscire in una mezz'ora, insomma. Non, ma non preoccupate, te lo procuro io. Ah, e un'altra cosa. Mi serve la chiave che apre il mio bavaglio. Questo potrebbe essere un problema. Quel bavaglio è unico, fatto su misura per te. Ci servirà un bel po' di fortuna, speriamo di averne, compare. Ok, l'informatore farà il suo lavoro, perfetto, si dorme, magari si torna a fare i lavori forzati adesso, mi chiamano qua. Cos'è un flashback? No, Harvey. Ah, ok, no Harvey, ma ho un'ipotesi. Una fase del nostro passato. Questo è quello che, su cui vuole vendicarsi. Questa non è che una piccola fiamma, come vedi. Ma la si può concentrare tramite un'equazione. Stando ai miei calcoli, questo ne moltiplica la forza. Ma il fatto che sia pur sempre solo una fiamma impone dei limiti alla sua potenza. Concentrare la magia tramite equazioni è incredibile. Sei un genio, Oswald. Ti stai avvicinando alla vetta ambita da ogni studioso di magia. Quindi sto qua forse per invidia? La magia assoluta. Ma sarò io ad arrivarci per primo, costi quel che costi. Sì. È un nemico, non è un amico, ok. Ok, scopriamo che poi la magia è vietata. E ora di mettersi al lavoro, perfetto, lavoreremo di nuovo. Finiti i lavori forzati, torniamo in città. In città, qua nel cortile, non mi resta che pensare alla via di fuga. Qualcuno conosce bene la storia dell'isola, potrebbe aiutarmi a scegliere la via di uscita. Intanto, salviamo. Perché siamo a 26 minuti. Quindi direi che per il momento può bastare così. È molto 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 interessante il gioco. Poi una volta che scapperemo, finiremo il tutorial, diventerà un pochino più a ciclo giorno notte, insomma si vagherà molto più liberamente e si potranno fare più cose. Però per intanto questa è l'intro di Octopath Traveler. Ovviamente se guardando il video avete letto i primi 10 minuti siete arrivati fino alla fine e la storia, l'evolversi della storia vi ha incuriosito, vi viene voglia di vedere come va avanti, ecco, questa basta da solo come indicazione per farvi capire che il gioco vi piace e che lo dovete prendere, insomma. Io ringrazio ancora Square Enix per la possibilità di provare questo titolo, che comunque su Steam costa 59€, quindi non è poco, è un titolo comunque di valore, con ottime musiche, e che merita, insomma, per gli appassionati del genere. Graficamente è gradevolissimo dal mio punto di vista, è così fisso, non ha rotazione di visuale. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se lo avete, lo prenderete, se che ve ne pare, insomma, se lo preferireste per Switch o lo giocherete su PC, insomma, fatemi sapere che sono molto curioso. Ragazzi, alla prossima e ciao ciao!